tentativo di... Siamo qui a Tradate con Stefano Candiani e abbiamo fatto un sopralluogo stamattina, pronto soccorso dell'ospedale di Tradate, perché da anni in realtà stiamo seguendo le vicende con lo Stefano, in quanto la mancanza del personale genera tutti gli anni in questo periodo un casino pazzesco al pronto soccorso, con file allucinanti che non sono degne del nostro paese e quasi ci fanno assomigliare a dei paesi nordafricani e non alla Lombardia. E quindi oggi abbiamo affrontato bene il problema con il personale sanitario per capire anche cosa concretamente possiamo fare. C'è una questione che va innanzitutto chiarita, che il personale è in questo momento molto anche impegnato, ma è un personale che anche deve essere motivato. Stiamo parlando di persone che fanno turni veramente importanti, anche rinunciando al proprio tempo libero per poter stare, quindi veramente vanno ringraziati per l'impegno che ci mettono. Sull'ospedale di Tradate nello specifico, magari c'è una circostanza che è abbastanza nota. Nel caso specifico anche la direzione generale, più volte ho reiterato la richiesta di avere un programma. Qui stiamo parlando non di carenza di personale da assumere, ma di mancanza di sostituzione di personale che o si è trasferito o è andato in pensione o per tante varie ragioni comunque non può essere presente. La questione quindi è una questione prevedibile ed è una questione che deve essere affrontata a livello gestionale. La cosa da fare adesso è quella di chiedere e ottenere un piano che sia ovviamente plausibile, che sia fattibile da parte della direzione generale dell'ospedale. Cosa importante è ricordarsi che il pronto soccorso deve servire per le emergenze, non per circostanze che possono essere affrontate anche con i medici di base, perché questa è un'altra questione che abbiamo potuto riscontrare. Molta gente, soprattutto nel periodo influenzale, soprattutto nelle circostanze anche di fine settimana o quando ci sono anziani o cose che non sono subito pronto soccorso. Ricordiamoci tutti che il medico di base e la guardia medica sono il primo presidio. Recarsi al pronto soccorso per una questione che può essere risolta a casa crea una difficoltà di gestione anche di casi molto, molto importanti, e questo si sovrappone. Quindi due cose: una responsabilità naturalmente da parte nostra, da parte di qualsiasi cittadino, nell'andare in pronto soccorso quando c'è veramente un'urgenza forte, seria, e dall'altra parte una pretesa che deve essere in tutti i modi affermata nei confronti della gestione dell'ospedale, affinché quando ci sono pensionamenti, quando c'è personale che non è più presente perché si è trasferito in altri presidi, devono esserci subito le coperture di quei posti, altrimenti questa è la situazione che si crea, sovraffollamento e anche una situazione di stress che fa male alla gestione sanitaria. Come Regione Lombardia con Roberto Maroni abbiamo fatto una riforma che va nella direzione di curare il cronico a casa sua, cioè se una persona sta male, e sta male voglio dire perché la sua situazione di salute è di questo genere, non deve recarsi al pronto soccorso e ampliare il traffico normale del pronto soccorso, generando dei problemi oggettivi, quelli che poi ha ripreso anche Striscia la Notizia l'altro giorno, quelli che sono che hanno vissuto tante persone a Tradate in questi anni. Dall'altro lato c'è un tema che afferisce sempre alla regione e dal consigliere regionale ne prendo carico assolutamente, perché concretamente il direttore generale dell'ospedale deve dare delle risposte, e se oggi scopriamo che 5 medici che sono andati via Tradate in questo periodo erano potremmo dire licenziamenti o pensionamenti prevedibili, ci devono essere delle risposte, o almeno in una buona parte di queste 5 persone, perché alla fine sono le persone che mandano avanti gli ospedali, è il capitale umano, e se non investiamo sul capitale umano la storia è finita, il gioco è finito. Quindi sull'ospedale di Tradate non finisce qua, concretamente bisogna avere delle risposte. Noi ci impegniamo come politici sul territorio a chiedere e pretendere delle risposte, e non vogliamo più tornare qui in questo periodo a parlarne, perché già ne abbiamo parlato l'anno scorso, già ne abbiamo parlato quest'anno, ecco, evitiamo anche l'anno prossimo di tornare qui a parlare dei problemi al pronto soccorso di Tradate.